Eccomi, ciao ragazzi, buon pomeriggio a voi. Ciao Alfredo, buon pomeriggio. Alfredo, parto Altrettanto. dalle tue, diciamo, da un parere, una considerazione sulla conferenza di Daniele Pradè, che chiaramente oggi a mezzogiorno, diciamo, si è tolto qualche sassolino dalle scarpe e ha spiegato diverse situazioni. Come la pensi? Ma poi è stata una bella conferenza, molto Sì. sincera, molto chiara e senza citarci, ha confermato alcune cose della nostra linea. Mai Pratt, mai Bairami, mai scambi. Mai qua a me, sono contento perché Mai comunque abbiamo fatto Belotti. un lavoro. Esatto. Non. No, mai Non ho capito. Belotti e mai Senesi perché è mancino. Sì, mai Belotti e mai Senessi, siccome ci dicevano Prat 70%, 80%, noi abbiamo detto zero. Abbiamo spento perché comunque la Fiorentina ha fatto quello che doveva fare per quanto riguarda il discorso del centrocampista. Ha spiegato benissimo Torreira, ha spiegato benissimo Grealish. Ma Pradè è un direttore che è sul marciapiede da una vita, quindi sa come barcamenarsi, cosa spiegare. Abbiamo intuito che il discorso delle commissioni è un discorso che è come un mal di denti forte per la proprietà, capisco, e a maggior ragione quando parli di firma, no, per il papà, per lo zio, per il cugino, capisco. Sono contento perché comunque è quello che abbiamo noi. La storia di Jovic poi ha preso un'altra strada ieri importante con la risoluzione, ma su Jovic c'eravamo in tempi non sospetti, su Mandragora c'eravamo, Gollini avevamo già detto come sarebbe, cosa avrebbe deciso lui e come sarebbe andata a finire, una scelta sua precisa la Fiorentina, non il Torino, adesso aspettiamo gli altri due tasselli e poi mi aspetto, il discorso del difensore è una ciliegia, che poi sarebbe anche la panna. Che a me non piace parlare di ciliegina sulla torta, mi piace parlare di panna sulla torta, se la vuoi rendere ancora più dolce, perché la torta è una buonissima torta. La ciliegia sulla torta non va bene. L'importante è avere la torta comunque. Bravissimo. Se Poi non avessi la torta e la ciliegia o la panna, saremmo in mezzo c'è alla un strada. problema. Esatto. Siccome Alfredo. abbiamo la torta, la cazzata siciliana, no, il gelato fresco, tutto quanto, adesso aspettiamo l'evolversi del resto, ma devo dire che la Fiorentina ha fatto un lavoro molto importante, è riuscita a spiegare nel migliore dei modi, ti ripeto, la vicenda Torreira perfettamente, perché se Torreira poi piange, piange, piange col suo agente, alla fine è stato smascherato anche Torreira e noi, almeno io sotto questo punto di vista, non ho mai pensato che la Fiorentina volesse mandare a mare Torreira, che era stato portato in Italia da Pradè, che l'aveva voluto a ogni costo, che lui doveva andare alla Lazio, comunque si era offerto, scusami, la Lazio non l'aveva preso. Lui dice, arrivando in Italia, ma sai, Pradè finalmente un vecchio inseguimento, e poi rompono senza un motivo. È vero che fa caldo e siamo ai 57 gradi, però c'è sempre un limite che non dovremmo superare. Alfredo, Pradè ha toccato anche chiaramente due punti, uno su Jovic e l'altro su Dodò, e facendo capire che ci sta lavorando e che sono due giocatori che piace. Si è esposto sotto questo aspetto e non è da sottovalutare. Quindi questo esporsi anche pubblicamente fa ben sperare oppure effettivamente ha messo le mani avanti? Guardate, ci stiamo lavorando, ma non abbiamo No, ancora no, chiuso, no, c'è dei no, problemi. no, mani avanti non credo, fa ben sperare, non credo sia un problema di mani avanti perché comunque quando un dirigente dice piace, te lo dico per esperienza, perché ormai io ho una certa, quando un dirigente dice piace è perché dobbiamo andare su due step superiori successivi al piace. Quando dice ci sto pensando è il piace, quando mi piace siamo in stato avanzato. È sempre questa la traduzione non politichese, ma del virgolettato classico quando parliamo di metà. Poi ci sono le bugie bianche, le bugie nere, le bugie azzurre, su questo punto di vista non ci sono dubbi, ma su Dodò noi, e soprattutto la Fiorentina, ha avuto un atteggiamento e un comportamento congruo, coerente, non volendo sforare, perché poi le trattative possono anche saltare per 500 mila euro, l'abbiamo detto. Quindi voglio dire, diamo delle percentuali alte, ma sotto questo punto di vista la Fiorentina ha fatto quello che avrebbe dovuto, ha il sì del giocatore e aspetta che ceda una società che solitamente non cede. Può darsi che questa volta ceda. Ecco, salutiamo il nostro amico. Accaldato. Salutiamo il nostro amico. Ciao Ormai non c'è Alfredo, tanto, sono ciao appena Flavio, non c'è uscito. tanto, sei in montagna, quando non sei in montagna intervieni dopo, fai Ma tutto guarda, te. sto avendo il Del problema a resto, se non posto. facessi tutto te qui, chi dovrebbe farlo? Giusto, tu sei.
Sto avendo il problema opposto, perché in montagna si sta bene. Sto a Firenze, fuori dallo stadio, sono uscito dalla conferenza adesso. Essendo troppo caldo, il cellulare molto spesso mi si surriscalda. E mi chiedo, collegandomi alla conferenza, che ne pensi delle parole di Prade? Sì, ne abbiamo appena parlato. Io penso che mi sono dovuto scendere perché mi sono saltati due auricolari nello spazio di 7 minuti. Non avevo il terzo, alle 14.05 e 08 sono andato giù a cercare uno in un posto di Roma aperto. No, penso bene, perché comunque è stata una conferenza in cui ci ha messo la faccia, in cui ha spiegato tutto, da Italiano a Mandragora, a Dodò, al rapporto con Torreira, ci ha fatto capire delle cose che abbiamo detto in passato, che abbiamo capito, che abbiamo raccontato, sulle commissioni, sull'orticaria che tu hai quando ti chiedono alla firma per me, alla firma per papà, alla firma per mamma, alla firma per zio, alla firma per cugino, la Fiorentina queste cose non le vuoi fare. C'è una giurisprudenza e una cronologia, no, talmente ampia ed evidente di situazioni simili che la Fiorentina ha respinto, che è stata l'ennesima conferma. Per Grilli c'era tutto fatto. Poi è chiaro che c'è la gente che poi chiaramente la gente si è trincerato dietro il massimo riservo. Come mai è saltata, visto che lei ha fatto un incontro? Il riservo è che quando parli di commissione vai a sbattere contro la Fiorentina, altrimenti Gattuso sarebbe probabilmente ancora allenatore della Fiorentina, Oliveira sarebbe arrivato a Firenze con Guedes e con tutti gli altri. Quindi mi sembra una conferenza giusta in cui tu hai messo la faccia. Dicevo quando tu non c'eri che sono state confermate alcune nostre linee, a parte il discorso di Jovic, ma noi abbiamo sempre spento Prat. Abbiamo sempre spento lo scambio Kwame Gollini, abbiamo sempre spento operazioni che dal nostro punto di vista, lui ha spento anche il centrocampista del Barcellona. Abbiamo sempre spento Belotti. Abbiamo sempre spento Belotti ed è stato molto chiaro su Milenkovic. Quando tu fai un patto, è come il patto che nessuno ci ha raccontato, no, di commisso con Chiesa nel 2019, per partire nel 2020. Vi ricordate, no? Certo. 2019, entra commisso, cambio di proprietà, gli dicono guarda che c'è un preaccordo fatto dai Della Valle con la Juve per Chiesa, lui dice non se ne parlo, non mi posso presentare, uno degli uomini più ricchi al mondo, possiamo dirlo, non si sarebbe voluto presentare con un'operazione valutation dell'immagine, cioè dire no, adesso do il via libera per mandarlo alla Juve, però aveva fatto una promessa per l'anno dopo è finita come sappiamo, che Chiesa è andata alla Juve. Il discorso vale per Milenkovic, qui Pradè non può dire nulla di più rispetto a quello che ha opportunamente detto, cioè se arriva qualcuno che ci soddisfa bene, abbiamo le idee chiare anche sul sostituto, altrimenti saremmo contenti di continuare con lui. Ma quando tu hai fatto un patto, è come quello che ha fatto Bremer con il Torino, Bremer deve andare via ad una determinata cifra, se non va via adesso, ma sono patti che tu fai per non andartene a zero e per mantenere un minimo, no, per quanto riguarda la valutazione del cartellino. A me, Alfredo, su Milenkovic, l'aspetto che mi convince meno, però non delle parole di Prade, ma di tutta la faccenda, è capire le tempistiche. Perché adesso la Fiorentina si sta iniziando ad allenare, e quindi... Ma Flavio, è impossibile questa tua domanda, cioè nel senso che la capisco, ma non c'è le tempistiche. No, non è tanto una domanda, Alfredo, è più un ci deve essere un tempo per il pensiero, un tempo per l'attesa, un tempo per l'offerta, un tempo per la cessione, un tempo per la sostituzione, è anche un tempo tecnico che l'italiano chiede, cioè è più un'analisi che una domanda, ecco. Sì, ma c'è un effetto, ho capito, ma adesso l'italiano ha fatto una grande squadra, se per il difensore aspetta 10 minuti in più non è che chiudono le frontiere. Dai, cioè adesso pure io vorrei fare una trasmissione dalle Maldive, non posso, ma non la faccio? La faccio bene la sera con l'aria condizionata, con i comfort giusti e la faccio uguale, mi sembra che cioè adesso veramente il problema portiere è risolto, sono sincero, perché se no sembra, io non sono quello che va tutto bene, tutto a posto. A me Gollini piace, ma non mi fa impazzire. Per voi sarà il nuovo Yashin, il nuovo Albertoni. No, a me piace. A me tra tutti i nomi è quello che piace. No, ma parte, no, per dirti, non è un portiere, cioè non è il portiere che io avrei preso. Un buon portiere, ma io non avrei preso questo portiere, avrei preso un portiere diverso.
Alfredo, un'altra questione che interessa ai tifosi è la formula dell'eventuale acquisto di Jovic, che sa tanto di prestito biennale, e l'altra situazione è sempre quella legata anche ad Igor. Oggi Prade ha detto una cosa dicendo che c'è un'opzione a favore della Fiorentina. Ecco, questa secondo me è il classico esempio di operazione lungimirante. Sì, sì, sono d'accordo su Igor. L'operazione di Jovic è semplice: lo liberano, prende una percentuale e paghi l'incasso. C'è poco da scoprire, cioè, te lo assicuri, riparti da lui. Cosa vuoi sapere di più? Mi sembra tutto molto chiaro. È un'operazione che fa parte del rapporto tra Ramadani e il club, e Real. Come avete visto, Ancelotti, Brocca, Jovic, era un'altra barzelletta metropolitana, perché come faceva a bloccare Jovic, che non gioca neanche le partitelle, non del giovedì, quelle scapole ammogliate a Madrid, cioè non c'è spazio, come faceva a bloccare Jovic. È la conferma che quando tu sei tanto ricco butti dei soldi dalla finestra, che comunque stiamo parlando di 60-62 milioni, che non ti è andata una resa, no? Quando tu l'hai preso all'Eintracht. Ma siccome abbiamo visto Lukaku 115 che va in prestito con i ricchi, non voglio dire nient'altro, ricchi puntini puntini, ma non voglio dire nient'altro, che comunque poi Florentino non gli puoi dire nulla, ha vinto Champions, ha vinto tutto, che gli devi dire? Può anche sbagliare qualche mossa. E quindi è l'attaccante che tu prendi alle condizioni tue, liberandolo da lì e potendoci puntare per il futuro. Mi sembra un'operazione questa lungimirante. Su Igor sono d'accordo, ti ripeto, Gollini spero che torni quello di 3 anni fa, non l'ultimo che non ha giocato, perché è un po' arrugginito, perché aveva fatto male, vi ricordate che aveva fatto male a Bergamo, gli avevano preferito Sportiello, poi lui ha chiesto di andare via, il Tottenham ha giocato poco o nulla, quindi mi auguro che sotto questo punto di vista lui possa recuperare il talento che aveva all'inizio della carriera. Un'altra cosa che hanno detto in conferenza, che ha detto Daniele Pradè, è che valuteranno come, insomma, in modo certosino sia Zurkowski che Kwame. Ci sono notizie ad aggiornamento per questi due giocatori, e poi ha chiuso la conferenza che si aspetta tanto da Sottil. Allora, intanto ha spento anche Bairami. Sì. Nome che noi abbiamo sempre preso con le pinze, e Zurkowski sta andando più o meno come pensavamo andasse, no? Esatto. Cioè, te lo porti, magari il ritiro, sono contento, mi sembra giusto, lo ha fatto il Milan con Pobega, che l'ha tolto già dal mercato, perché non dovresti farlo con Zurkowski? Mi sembra la soluzione migliore, logica, saggia, lucida. Perché deve andare a prendere un altro centrocampista? Magari questo signore il ritiro dimostra di essere il più bravo di tutti e dimostra di ribadire i progressi che tu gli hai visto in Serie A l'anno scorso a Firenze. Perché deve andare a prendere un altro centrocampista? Quindi mi sembra si aspetta di più da Sottil, è giusto, però Sottil per dare di più, se poi davanti c'hai Iconè e Nico Gonzalez, è difficile per Sottil, no? Io mi aspetto di più da te. Soltanto che tu fai 2 collegamenti al mese e tu vieni da me e mi dici tu ti aspetti di più, me ne fai fare 8? Se me ne fai fare 8 io ti dimostro di più. Ecco, in questo senso io credo che è giusto dire, come ha detto Prade, mi aspetto di più da Sottil, ma per fare di più Sottil deve avere visibilità, che non sia la Coppa Italia. Poi quest'anno, in questa stagione, tra Conference ed altre cose, avrai un sacco di situazioni importanti, per cui va benissimo così. Zurkowski, io tipo per Zurkowski e spero che Zurkowski faccia quello che deve fare di tiro per diventare la mina vagante al centrocampo della Fiorentina 2022-2023. Kwame è una cosa che dobbiamo aspettare, cioè dobbiamo capire se... Io mi auguro che torni in Italia, all'estero non è andato bene, io lo vedrei bene in qualche neopromossa, poi non so, l'ingaggio in queste situazioni. Purtroppo lui ha avuto quel problema, vi ricorderete, quando si fece l'infortunio grave, era andato al Crystal Palace. Sì. Quella volta mi ricordo che mi smentirono quella notizia, che era assolutamente a sorpresa, ma poi confermarono che avevano fatto i bolli. Quindi qua me vediamo in allenamento, ma io credo che per qua me si possa trovare una soluzione. Edo. Sì. No, a parte io penso sul discorso della panna sulla torta, che già ce l'abbiamo in casa e si parla di Zurkowski, per questo sì. Ormai l'ho fatta mia come frase.
Volevo fare una domanda su Dodò, perché ovviamente Pradè non si è sbilanciato, però il fatto che abbia parlato di Marlon e abbia già iniziato a considerare un secondo extracomunitario e dobbiamo valutarlo, perché non se ne può avere di più, fa anche intuire che ormai siamo in dirittura d'arrivo, anche se conosciamo, come ci hai detto te, lo Shakhtar e le richieste dello Shakhtar, dove non ci sta una trattativa ben precisa, ma il prezzo è quello e devi dare, come dici te, 1 milione in più. Quindi volevo chiedere a Sì, che punto sta. Pradè, sì, ma Pradè è un dirigente molto prudente ed è anche giusto che sia così, è sempre stato molto prudente. Voi lo conoscete da tanti anni a Firenze, no? Anche nel suo primo passaggio. Come Lui non fa non un passo più lungo, non fa un passo di 1 centimetro più lungo della gamba. Un passo più lungo significa farlo di mezzo metro, di quasi 1 metro, no? Ma è giusto così perché il mercato, vi ricordate Zappacosta? noi ci Zappacosta ricordiamo nel Sassuolo non è Milinkovic-Savic. stata una cosa, è bravo, Milinkovic-Savic, giustamente puoi fare male, i gradi sono 72 adesso, sono aumentati a 72. Senza andare troppo a ritroso, perché Milinkovic probabilmente, come dici tu, è l'emblema, ma Zappacosta era fatta a Firenze. Poi la gente, sai, chiede, ma come mai avevi detto? Era fatta. Nel momento in cui stavano facendo lo scambio di documenti, si è inserita l'Atalanta che cercava lì, Gasperini voleva altri esterni, lui a Bergamo c'era stato, quindi la prudenza, per dirti, è una cosa dovuta, logica, legale, auspicata, giusta, auspicabile, però siamo su quella strada. E quindi le tre carte erano quelle tre, Dodò, io ho fatto dei tweet, Dodò, Mandragora e Jovic, più Gollini, hai fatto quello che dovevi fare, secondo me. Poi Djuric era una cosa che noi abbiamo sempre venduto come una possibilità, prima che arrivasse qualcuno e che facesse l'offerta di 3 anni, come ha fatto il Verona, che punterà su di lui. Contratto importante. Ho un'altra domanda Contratto da fare importante, perché 3 anni, 32 anni, 3 anni, tanta 3 roba. anni e 32 anni significa che ci punta. Alfredo, ci hai ricordato il caso Zappacosta che era praticamente fatto Ti chiedo all'ultimo si è scusa. inserito all'Atalanta. Adesso che si è fatto male Zappacosta, non potrebbe succedere la stessa cosa con Dodò che si reinserisca o Dodò ha già scelto? Perché ci sono stati pure Credo segnali sui tutti social. non ci prendono per i portasfiga di turno. Cioè, No, perché ormai bisogna avere paura, ormai se non si no, aspetta sì, la ma in firma. questo modo mi fai venire paura per le prossime 2 ore. No, ma la prudenza e la saggezza che cercavo di elencare prima si riferiva proprio al fatto che fin quando, come diceva Trappole, no? Non dire Come diceva gatto se Trappole. non ce l'hai nel E allora, sacco. sicuramente di Zappacosta ce ne sono stati 6.000 in circolazione. È evidente che, no, è come Bremer, no? Ha dato una parola all'Inter, ma Bremer aspetta che l'Inter e il Torino si mettano d'accordo. Parliamo di Dybala. No, Dybala ha un patto con l'Inter, ma aspetta che questo patto diventi contratto, altrimenti Dybala penserebbe ad altre cose, ma questa è una cosa chiara. Il rischio lo corri sempre. Mi aspetto tempi non lunghissimi. Mi aspetto che per Dodò non si faccia una processione, una telenovela, ma che ci sia una fumata abbastanza rapida proprio per evitare di correre questi rischi. Vai Fede. Alfredo, ti faccio una domanda sempre legata a Ma dove Milenkovic. sei Io proprio sul andato? fi Dove sei ogni andato? tanto il cellulare mi Ho scoppia perché fa capito, troppo scusami. caldo. Proprio sul finire della conferenza stampa, io ho chiesto a Prade di Senesi, ti ricordi, avevamo parlato proprio qua in live, ci abbiamo preso, del fatto che prendere due sinistri avendo Higuaín in rosa è una questione che non è una legge, non è una legge che non puoi avere due centrali sinistri in rosa, però Ma io gli ho è chiesto di Senesi e Prade mi ha risposto: se va via Milenkovic, prendiamo un destro, non abbiamo bisogno di un sinistro. Quindi ci ha, diciamo così, ridimensionato non a noi, ma a chi lo aveva fatto il nome di Senesi. Sul dopo Milenkovic ci sono piccoli movimenti, piccoli sondaggi. C'è qualcuno, perché Prade ha anche detto: non ci faremo trovare impreparati nel caso che Milenkovic dovesse andare via. una vecchia Ecco, ci sono citazione. degli indizi sul terzino, sul centrale di destra? No, voi avete parlato prima di Marlon, no? E degli slot. Marlon è un buon giocatore, c'è un prezzo totale del Monza per Marlon. Adesso il Monza probabilmente Marlon sta pensando di aspettare qualche altro, che il Monza ha fatto un'offerta a Marlon straordinaria. Casale sta andando alla Lazio, ieri sera
il Monza ha rilanciato forte per Casale. No, io sai, a me non va di fare dei nomi. No, no, c'è chiaro, chiaro, fatto, però no, è giusto quando che... Quando fatto dei nomi, quando mi aspetto che ci sia stato anche un lavoro di scouting all'estero, perché io in Italia, dove vuoi andare in Italia? In Italia, e non, o ti chiedono un sacco di soldi, oppure non sai... In Napoli c'è il problema con Koulibaly, la Lazio i difensori non ce li ha, la Roma c'ha Kumbulla, ecco. Chiaro. Alfredo, io sicuramente Kumbulla può essere un nuovo mercato. Certo, io penso che a breve vi saluterò perché il giornale mi riscoppierà perché è caldissimo dove sono. Ci vediamo con te, Alfredo, ci vediamo venerdì. Sì. Alcuni punti li abbiamo toccati. Io andrò via fra pochi secondi, voi continuate. Ciao Flavio. Ma sì, troppo caldo. Ciao Alfredo, ciao ragazzi. Ciao Flavio. Non intendo dire, no, per sviluppare il discorso che stavamo facendo con Flavio, sì, è che in Italia i difensori quali sono? Cioè, Gabbia, con tutto il rispetto, non è da Fiorentina, credo. Certo. No, senza credo. No, per dirti gli esuberi, no? O gli investimenti da fare, dove li puoi fare? Perché Gatti per me è un buon giocatore, io ho preso un buon giocatore. Chiaer è un uomo mercato? Chi? Chiaer. No. Parliamo sempre prima, eh? E poi dopo sono bravi tutti. Per me sarebbe sorprendente se Kier andasse via. Sì. Okay. Kier è legatissimo al Milan, il Milan c'è Kier, Tomori, Calulo, non ha preso un altro, Kier deve tornare all'infortunio, più Gabbia. Credo che sia anche lui, per Marlon, la necessità di aspettare, è un buon giocatore, però noi su Milenkovic possiamo anche aspettare 10-15 giorni. Qui se non capiamo bene, Bremer, Skriniar, De Ligt, Koulibaly, ci sono priorità e cose secondarie, lo sapete meglio di me. C'è un effetto domino. La priorità è in questo momento sono le priorità sono De Ligt e sono Skriniar. Questo effetto domino è un effetto che ce lo possiamo portare dietro anche per 10-15 giorni, quindi io capisco il fatto che l'italiano voglia completare l'organico, dobbiamo avere anche un po' di pazienza. Perché certo. Qui parliamo di 70 milioni di De Ligt, la Juve ne vuole 85 minimo, Skriniar la Juve ne vuole 70, e quindi non può andare da Bremer, e quindi da Bremer, e Koulibaly, il Napoli, per il Napoli è fondamentale, per Spalletti di più, il Barcellona lo aspetta, sarebbe funzionario della Juve, ma lui alla Juve ha detto che mi seguite. Forte e chiaro. Quindi tutta questa concatenazione, è normale che Milenkovic non sia Beckenbauer in questo giro, neanche Kroll, ed è anche Franco Baresi, ed è normale che ci siano le prime, le seconde, le terze, le quarte, le quinte scelte, l'effetto domine. Ma Milenkovic è l'alternativa a Bremer oppure se Milenkovic è il sostituto di Skriniar? Milenkovic è la possibilità di farle due da parte dell'Inter che ricorderai ha perso Ranocchia, quindi deve sostituirne due e non, a meno che non adatti Di Marco a fare il centrale, quindi è la possibilità di poterne fare due, la necessità di farne due con Bremer che è la priorità, e Milenkovic può essere anche una soluzione per altri che cercano tra le big. Certo. Si parla molto dell'Inter, ma non ti escludo altre cose. Anche Ramadani, Napoli. Sì, ma sono sincero, adesso io sono estimatore di Milenkovic, ma Milenkovic non può essere il sostituto di Koulibaly. No, certo. Sono d'accordo. Cioè, il sostituto di Koulibaly deve essere uno che davvero sia, quindi, ma che Napoli in questo momento non ci sta neanche pensando, però nella vita ci sono le prime firme, le prime scelte, i primi attori, no, le comparse, quelli che stanno dietro le quinte, questo con massimo rispetto per Milenkovic, che per carità è un buonissimo giocatore, e come giustamente ha ricordato Pradè, stava andando in Inghilterra la scorsa estate, l'hanno preso per i capelli perché lui non voleva poi andarsene l'anno dopo in scadenza e ha rinnovato il contratto, ma dobbiamo avere pazienza perché se devi parlare del quarto attaccante e c'è Dybala e c'è Sanchez, ci sono delle situazioni prioritarie, no, rispetto alle altre, e quindi io mi auguro che entro 10-15 giorni si possa arrivare a una determinazione, ma dobbiamo avere pazienza. Alfredo, posso? Vai, io volevo chiedere, mi è venuto un attimo un dubbio di calamari, mi sento, dite. Dai, proviamo al massimo. Abbiamo un nome, qualche nome per ogni reparto, no? Difesa, porta, stanno trattando tutto. Però non si, almeno io da tifoso non ho ancora visto un nome
per l'ala destra, che Caglion se ne andrà e quindi abbiamo bisogno di un sostituto. Però io ancora... Allora, se io dovessi rispondere a te dopo, forse ti dovrei dire accontentati, perché i tifosi sono ingordi. No, 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 era sicuramente, sicuramente viziati e ingordi. Sì, ma il mercato, parlo al tifoso medio, no? Siamo al 5 luglio, il mercato ufficialmente è partito l'1, se il sostituto di Cagliego magari arriverà dall'estero o un'altra parte, ma c'è Sottile e Saponara. E poi c'è anche Kwame che rientra per adesso, quantomeno. Appunto, quindi il tifoso deve anche capire che la Fiorentina ha fatto, non, risponde a te in quanto tifoso che aspetta con ansia il sostituto di Cagliego. Con ansia l'ho aggiunto io, ma sarebbe un'ansia senza un senso. Perché deve uscire anche qualcuno, ma è anche giusto, deve uscire Kwame, che non è sicuramente un esterno, ma è anche hai Sottil e hai Saponara. Se hai coperto lo gioco delle coppe, poi più tardi vediamo. Non la vedo sinceramente come una grande priorità, neanche una piccola. Alfredo, no, non ti rubiamo altro tempo, grazie per essere stato con noi, ci rivediamo venerdì alle ore 14 e chiaramente ti seguiamo H24 per le notizie. Grazie Alfredo, buona giornata. Grazie a voi, grazie a voi. Ciao Alfredo, buona giornata. Buon pomeriggio, ragazzi.